Allora, vai Francesco, vai. Samuele Pollanetto scrive: Luca, insegniamo il dialetto veneziano a Francesco. A parte che non so di dove è Luca. Di Vicenza. Quindi come fa a essere di Vicenza? Come fa a essere veneziano se di Vicenza non si insegna il veneziano? Vicenza è Lombardia, diglielo, ma che non capisce un cazzo. La geografia è proprio zero te. Dov'è Vicenza, France? Stiamo degenerando. Mi fai proprio sta domanda. Vicenza sarà su in Emilia Romagna, vicino all'Emilia Romagna. Sì, un po' più in là. È appena più sotto di Rimini, Vicenza. Sei mai stato a Vicenza? Ascolta, non sono mai stato a Vicenza. Allora Francesco, dimmi. Invito ufficialmente a Vicenza a mangiare il baccalà con la polenta. La polenta meglio evitarla, Gianni, perché Luca, perché a me non mi piace. E allora ti mangi il baccalà? Va bene, grazie. Il baccalà alla vicentina, fa paura. Bravo. Allora, Giacomone scrive: Stefania, scusami, come hai fatto il baccalà alla vicentina? Ma io che ne so come hai fatto il baccalà alla vicentina. E allora chiedilo, informati, no? Allora, Luca, visto che hai detto mangio il baccalà alla vicentina, vuoi sapere come è fatto? Sì. C'è un pezzo di baccalà e una gnocca vicentina che te lo porta. Grazie, Gianni. Guarda, Francesco, guarda, non sto scherzando, eh. Lo so. Tu vieni qua, praticamente c'è un ristorante in tutta Vicenza dove fanno il baccalà alla vicentina, e bisogna riuscire a trovarlo perché è dentro un labirinto. Te vai dentro, praticamente ordini il baccalà, tu devi avere tutto il giorno libero perché lo vanno a prendere in quel momento lì, hai capito? Sì, ok. Lo può portare solo una signora. Ok. Se quel giorno là la signora c'ha il cagotto, mi dispiace, mangeremo una pasta in su. E attenzione che ci sono dei baccalà che graffiano, eh? Sì. A Vicenza soprattutto. Ok, va bene. Posso prendere a leggere i messaggi, ragazzi? Vai, Luca. Allora, Michele Bischi, di Vicenza, provincia di Siracusa. Ma dove sta scritto che sei il provincio di Siracusa? Ah no, Veneto, digli, pomadini, cosa stai dicendo? Michele 97 scrive: Vicenza in Calabria. Allora, ma siete... Allora, la geografia l'avete studiata, voi la geografia no? Perché boh. No, perché boh. Cioè, vabbè. Vai avanti, Francesco. Allora, Paolo Ciavarella scrive: Vicenza è a 20 km da Gianni. Bella battuta. Sarà un dottore, ma fa delle battute che non so. Benvenuta Romina, ciao Ale Bianconero, ciao. Allora, Samuele Pollanetto ti scrive, dimmi. Ma io non lo so, hai sentito cosa ha detto Gianni? Sarà anche un dottore, ma queste battute però Paolo Ciavarello potrebbe anche risparmiarsene, cosa dici? Sì, non fanno ridere nessuno. Diglielo pure. Allora diglielo. Scusa. Paolo, guarda, allora queste battute non fanno ridere né a me né a Luca né a Gianni. La prossima volta contieniti, ho fai battuto un po' più scritto, grazie. Mi piace il tuo essere leader ma con parsimonia. Mi piace, bravo Francesco, mi piace parsimonia. Luca, allora siamo niente Luca, niente. Ma io non ho ancora capito se Francesco ha capito dov'è Vicenza. In Veneto. L'hai capito, Francesco, dov'è Vicenza? Sì, è in Veneto. Bravo. È in Veneto. Bravo. Okay. Vai, leggi, niente tempi buchi. Io stavo continuando a leggere, ma ridevate. Allora, Samuele Pollanetto scrive: scusa Gianni, mi devo scusare, Vicenza si trova in Sicilia, ho sparato. No, non è in Sicilia, è in Veneto! Oh, ma te l'ha detto Luca un'ora fa.
Bravo, ti do diciamo il consenso di incazzarti con chi sbaglia. Allora, la prossima volta Francesco bannatelo. Vabbè. Lo banno io, Francesco, vai avanti. Allora, Akira scrive: in Vicenza sono sceso in grotta con due speleologi. Che giornata. Bravo. Tante gallerie qua, bravi. Allora, domenica. Allora, il Sida 78 scrive: in Vicenza in Sardegna. Aridagliela. Ho la geografia a zero, è proprio la geografia. Adesso banno anche questo, vai tranquillo. Vai, tu non ti preoccupare, Francesco. Tu chi sbaglia, Gianni lo banna. Vai tranquillo. Ma vabbè. Allora, vediamo un po'. Io sentite scrive: a Vicenza si mangiano i gatti, o è una leggenda? Le domande di merda. Vicentini mangia i gatti, sì. È veronese tutti matti. Esatto. Padovani, grandottori, signori. Tutto Stefano vero, Moretti Francesco. Scrive. Stefano Moretti scrive: ragazzi, a Monte Rubiano si fa la sagra della pastera. E non vado avanti. Dov'è Monte Rubiano? Vai su internet, vai a vedere. Dopo però. Ok. Che domanda di merda. Puttana Eva. Mamma mia, ragazzi. Allora, vai. Ok. Oh mamma mia, mi avete messo un po' in confusione, però vabbè. Ecco. Allora, Paolo Ciavarrella scrive: guarda Francesco, purtroppo non sono simpatico come te, io sono peggio di te Paolo, quindi che ci vuoi fare? Rassegnate. Allora, ma Vicenza è vicino alla Campania, no? Non è in Campania, è in Veneto, Aridaia, sono 7 volte che te lo diciamo, Chris. Bravo. Allora, Anna Juve scrive: siete una bella squadra, ciao a tutti, grazie. Grazie Anna. Siamo anche una famiglia, però è una parola un po' forte come parola. Allora, Paolo P, in Sicilia si trova a Barcellona. Barcellona praticamente sta in Spagna, non sta in Sicilia. Diglielo ignorante. Capra, bravo. L'ignoranza è pari a zero, guarda. Come ignoranza è pari a zero? Vuol dire no, che l'intelligenza è pari a zero. Ma l'ignoranza è sopra la media. Perché Padova si trova in Lombardia. Come? No, dove si trova capito, Padova? Non ho capito, scusa Francesco. No, ma Padova non si trova in Lombardia, Padova? No, Padova si trova in Veneto, Francesco, Padova è in Veneto. Ah, che allora ho sbagliato io, raga, ho errato a corrige. Ti preoccupare. Vai. Sai pure l'inglese, però, errato a corrige.